partenza su Radio Capital, Capital in the World. Capital in the World. Il giro del mondo con Radio Capital. James Blunt, Stay the Night su Radio Capital, 12:29 minuti. Oh, l'abbiamo trovato, uno che ha raccontato la sua storia su mollotutto.com. Eccolo, ciao Ivan. Ciao, ciao. Allora, sei stato coraggiosissimo. Quante volte l'avevi detto prima di farlo? Ma io più che altro ho seguito i miei genitori che, stanchi, hanno deciso di appunto mollare tutto nel 96, sono partiti per le Figi, mi hanno detto: vuoi venire con noi? Ma... perché no? E li ho seguiti. Numeri uno, le Figi, che cioè è un posto non lontano di più, quante ore servono per arrivare laggiù? Bene o male, senza troppi scali, circa 24. Cosa facevi prima di mollare tutto? Cosa facevano i tuoi genitori, visto che mi sembra che la storia vada un po' a braccetto? I miei avevano una ditta di confezioni, tipo facevano i giochini per le patatine, questo genere di cose. Io facevo il DJ e quindi non avevo molti sbocchi alla fine di quell'esperienza. Allora ho deciso di seguirli. Avevano qualche contatto lì? Perché proprio le Figi? Sì, sono stati lì un paio di volte in vacanza, si sono informati bene o male cosa si poteva fare, cosa non si poteva fare. Tornati in Italia, hanno venduto tutto e messo i nostri averi in un container e via. E via. E adesso che cosa fate lì? Allora, con mio padre io seguo una falegnameria, facciamo mobili, e l'anno scorso abbiamo aperto un negozio dove importiamo articoli italiani come pasta, vino. Senti Ivan, quanti anni quindi sono che sei lì? Io ormai sono 14. Mamma mia, ma rimpianti, vuoi tornare? Adesso tu sei in Italia in questo momento, no? Stai per ripartire. Allora, in questo momento siamo in ferie e mia moglie l'anno scorso abbiamo anche deciso di aprire un'agenzia viaggi per portare gli italiani turisti alle Figi, facilitare tutta la procedura. E sì, bene o male in un anno o due la nostra idea è di tornare in Italia. Mettendo sulla bilancia, no? Tutto quello che avete guadagnato andando lì e mollando tutto e quello che avete perso, dove pende di più? È una domanda difficile. Tante volte io dico sempre che l'erba del vicino è sempre più verde, perché quando siamo di là ci manca l'Italia, tutto quello che è moderno, il progresso, gli amici, il cibo. Quando siamo di qua ci manca la natura, il sole, i paesaggi, il mare. Quindi è una bella domanda. Che cosa diresti a una persona che ci sta ascoltando e ha la stessa intenzione e sta pensando: anch'io vorrei mollare tutto, cioè vorrei domani mattina mi vorrei svegliare su una spiaggia? Hai un consiglio? Il consiglio è di venire lì in vacanza e stare qualche mese, vedere tutte le possibilità e pensarci bene. Ma ho visto anche tanti italiani che sono venuti alle Figi e non si sono trovati bene perché non è il paradiso che si aspettavano, o forse è troppo il paradiso e non erano preparati a tutto questo calma, a tutta questa burocrazia lenta. I figiani sono un po' delle persone da prendere un po' con i guanti. Sì, ho conosciuto altri italiani che hanno mollato tutto per aprire un resort lì, proprio lì alle Figi, e mi dicono che gli manca tantissimo la neve, il freddo, il traffico delle città, cioè gli manca il traffico, capisci? Che credo sia un paradosso. Anche a te succede così? Sì, anche a me. Infatti, grazie al traffico di questi giorni, di questo mese in Italia, ho avuto il piacere di ascoltare Radio Capital tutti i giorni. Hai fatto il piano di traffico, il piano di Capital, puoi partire tranquillo. Senti Ivan, vuoi lasciare il tuo sito? Che io sono sicura di aver fatto soltanto un centesimo delle domande che ti vorrebbero fare tutti quelli che ti stanno ascoltando. Certamente, il mio sito è italianiafigi.it. Ok, più facile di così. Grazie Ivan, in bocca al lupo a tutti, buon ritorno alle Figi. Certamente. Grazie, salutone. Radio Capital. Radio Capital. Capital in the World.